Buongiorno, buona giornata, buona domenica, cari amici. Prima domenica di Marzus, 7 marzo 2021, alle 9:20. Allora, parliamo. Iniziamo innanzitutto dalla NBA All-Star Game 2021, che appunto si svolgeranno la notte tra oggi e domani ad Atlanta, in Georgia. E ricordo, prima di andare comunque alla presentazione dei quintetti e delle formazioni, che NBA ed All Elite Wrestling saranno in competizione oggi, perché con questo voglio approfittare per dire, se volete, andate a vedere il video dedicato, anche dove parlo di Revolution, dell'ultima puntata. Cioè sì, di Revolution della card, quindi competizione dove, prima di iniziare a parlare ufficialmente dell'All-Star Game, avremo un debutto dove Tony Khan si è espresso molto molto euforico e chissà che veramente non si presume, dovrebbe essere un ex WWE. Certo, io ho mezzo incubo che sia Brock Lesnar, però staremo a vedere. Poi ovviamente domani ci sarà il video da parte mia dedicato alla recensione del pay per view di Revolution. Sapete, dipende un po' dagli impegni, dalle situazioni, non sempre da parte mia riesco a sostenere per quanto riguarda le puntate di Dynamite le recensioni, dando, sapete, precedenza alla WWE con Raw, SmackDown e NXT, al martedì con Impact, anche se poi faremo doppio passaggio al martedì subito dopo WrestleMania, perché appunto NXT passerà da mercoledì a martedì sera e quindi ci sarà in quel momento la concomitanza, concorrenza tra WWE, WWE e Impact Wrestling. Ma iniziamo a parlare dell'NBA All-Star Game 2021. Ovviamente i network televisivi americani consueti saranno TNT e TBS. Annunciatori: Merv Albert, Reggie Miller e Chris Webber. Allora, andiamo subito con i quintetti, cioè quintetti alla riserva. Ad est abbiamo Bradley Beal dei Washington, Kyrie Irving dei Brooklyn, Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee, Kevin Durant dei Brooklyn, Joel Embiid dei Philadelphia. Riserve: Jaylen Brown dei Boston, James Harden dei Brooklyn, Zach LaVine dei Chicago, Ben Simmons dei Philadelphia, Julius Randle dei New York, Domantas Sabonis dell'Indiana, Jason Tatum dei Boston, Nikola Vucevic degli Orlando. Invece ad ovest abbiamo Curry dei Golden State, Doncic dei Dallas, LeBron James dei Lakers, Leonard dei Clippers, Jokic dei Denver. Poi Booker, Phoenix, Mike Conley degli Utah, Damian Lillard dei Portland, Donovan Mitchell degli Utah, Chris Paul dei Phoenix, Anthony Davis dei Lakers, Paul George dei Clippers, Zion Williamson dei New Orleans, Rudy Gobert degli Utah. Allora, per quanto riguarda il draft dell'All-Star, prima scelta in assoluto è stata Antetokounmpo da LeBron, Kyrie Irving, poi di Durant, Curry, LeBron, Embiid, Durant, Doncic, LeBron,
Leonard, Durant, Jokic, LeBron, Bill Durant, Tatum Durant, Harden Durant, Lillard, LeBron, Booker Durant, Simmons, LeBron, Williamson Durant, Chris Paul, LeBron, Lavigne Durant, Brown, LeBron, Randall Durant, Paul George, LeBron, Vucevic Durant, Sabonis, LeBron, Mitchell Durant, Gobert, LeBron. I quintetti ovviamente saranno per il team Durant. Avremo Irving, Embiid, Leonard, Bill e Tatum. Per LeBron, LeBron, Antetokounmpo, Curry, Doncic, Jokic. Poi vediamo. Poi ovviamente per quanto concerne l'All-Star non finisce con la gara classica, ma avremo anche la Skills Challenge con Covington, De Portland, Doncic, Dallas, Paul, Phoenix, Randall, New York, Sabonis, Indiana, Vucevic degli Orlando, tra cui già segnate le, cioè assegnate in semifinali già attesi Doncic e Paul, poi la classica anche 3 point contest con Booker dei Phoenix, Conley Junior de lui, Brown Boston, Curry Golden State, Lavigne Chicago, Mitchell Utah, Tatum Boston, la gara delle schiacciatone, Slam Dunk, Simmons Portland, Stanley Indiana, Obi Toppin New York. Bene, dopo aver parlato dell'All-Star Game 2021, dove magari domani ne daremo i risultati, è l'ora di ritornare per il riferimento dell'ultima serata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2021, ultimo festival condotto da Amadeus e Fiorello. Allora andiamo, quinta serata finale. Allora, Game On, momento perfetto, media totale 21, Gaia, cuore amaro 19, media totale, Irama, la genesi del tuo colore, media totale 5, Joe Van, amica, media totale 23, Ermal Meda, un milione di cose da dirti, media totale terzi, Fulminacci, Santa Marinella, media totale 16, Francesco Renga, quando trovo te 22, media totale, Extra Liscio, featuring Davide Toffolo, Bianca Luce Nera, media totale 12, Con la pesce di Martino, musica leggerissima, media totale 4, Malika Ayan, ti piace così, media totale 15, la Michelina e Fedez, chiamami per nome, media totale 2, Willy Peyote, mai dire mai, la locura, media totale 6, Oretta Berti, quando ti sei innamorato, media totale 9, Arisa, potevi fare di più, media totale 10, Bugo invece sì, media totale 24, i Maneskin, zitti e buoni, media totale 1, Madame, voce, media totale 8, la rappresentante di lista mare, media totale 11, Annalisa 10, media totale 7, Coma Cose, fiamme negli occhi, media totale 20, Lo Stato Sociale, Combat Pop, media totale 13, Random, Torno a te, media totale 26, Max Gazzel, farmacista, media totale 17, Noemi, Glicine, media totale 14, Fasma, Parlami, media totale 18, Aiello, Ora, media totale 25.
Finale a 3, vincitori Maneskin, zitti e buoni col 53,50% del televoto, col totale del 40,70%, primo posto, secondo posto la Michelina Fedez, chiamami per nome, col 28,30% del televoto, il 30,50% totale. Erma Almeida, un milione di cose da dirti col 18,20 televoto e 28,80 totale, terzo posto. Quindi ribadiamo la top 3, il podio. Primi Maneskin, secondi Michelin e Fedez, terzo Erma Almeida. Ospiti Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro con Giacomo Castellana, ballerino solista dell'Opera di Roma, C'est la vie nel quadro Esseri umani. Banda musicale della Marina Militare, Il canto degli italiani. Serena Rossi, Urban Theory con Viorali in un omaggio a Little Tony, Giovanna Botteri, Tecla Insoli, Alberto Tomb, Federica Pellegrini. L'angelo della votazione per il logo ufficiale dei 25esimi Giochi Olimpici Invernali, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni, Midle, una ragione di più, la musica è finita, mi sono innamorato di te, domani un altro giorno, e un sorriso dentro al pianto con Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Michele Zarrillo e Paolo Valesi e Darda, quest'ultimo ospite. Quindi che dire, cari amici? Certo, volevo già ribadirvi i dati di ascolto della serata finale, ma ho letto che praticamente saranno svelate alle ore 10 di questa mattina, quindi manca più o meno una mezz'oretta circa, sono le 9:30, presumo di metterli su Facebook, pagine, profilo, paginetta e se riesco anche i stories. I miei saluti a voi tutti, di nuovo buon proseguimento di domenica. Quindi ribadisco, domani parleremo di Revolution, la recensione e le mie opinioni post per view della All Elite Wrestling. E ovviamente anche parlando anche di questa big surprise, di questo atleta che parteciperà al ladder match per una futura opportunità titolata la cintura TNT detenuta attualmente da Darby Allin, senza ovviamente dimenticare anche il ritorno sul ring a più di 60 anni di Sting insieme a Darby Allin contro Ricky Starks e Brian Cage nel 2 contro 2 street fight combattimento da strada. Parleremo dell'All Star Game, anche quindi i tempi ci sono due belli, sicuramente il video sarà bello, denso e corposo domani, quindi a me i saluti a voi tutti, passiamo una bella domenica, io diciamo che me la sto prendendo un po' di riposo, settimana un po' come compressa, diciamo così. E poi niente, volevo giusto dare così una curiosity su un mio amico che praticamente in questi svariati giorni gli ho chiesti dei vari pronostici, tra un infrasettimanale, anche uno di Liga, Valencia, Villarreal, ieri Lazio praticamente ci ha fatto il 90% del successo, nel senso che ha sbagliato solo Milan Udinese che aveva detto 2-1, ovviamente pronostici detti così sulla, come dire, sulla simpatia, però insomma c'è una buonissima percentuale. Quindi auguri e complimenti al mio caro amico Wüstel, detto da me Wüstel perché gli piace in salsicciotti. Ma insomma, che dire qua? Orso si è lamentato al Festival di Cabirro, Blizzard, mi hanno messo la busa, ha scritto
vincitore del Festival di Capirro, la Juventus. Ma che scende la Juventus? E che vuoi sapere della partita? E vabbè, posso capire, ma doveva vincere Bessi. Vabbè, a parte questo, sibaretto simpatico, quindi davvero tutto a tutto, noi ci vediamo alla prossima, domani. Buon proseguimento di giornate di domenica, vi saluto, me dolo la coscia. Fracht, ciao!